Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Dylan Dog Color Fest. Dylan Dog Color Fest è forse il Dylan Dog che solitamente più amo, ma questo trimestre quasi mi dimenticavo che uscisse. L'ho comunque letto appena uscito, ma ho voluto un attimino elaborare quello che ho letto. Il video, scusate, doveva uscire settimana scorsa, ma ho preferito assorbire tutto quanto, ma parliamone insieme dopo la sigla. Dylan Dog Color Fest numero 47, 3 storie inedite e complete con il titolo riassuntivo de I Vivi e gli Altri. Titolo riassuntivo che mi piace un sacco, devo dire, forse più dei titoli medesimi, delle singole storie. No, in realtà sono belli anche quelli, però mi piace questo titolo che potrebbe essere il sottotitolo generico di Dylan Dog, proprio della serie di Dylan Dog, I Vivi e gli Altri. Allora, come... ci tengo a ricordare una cosa che ha detto Barbara Baraldi, perché io sono ignorante sull'arte, lo sapete. Questa copertina va a richiamare un quadro che magari vi metto qui, così lo confrontate. Ecco, vi metto qui. Ci tengo sempre a sottolineare, diciamo, i riferimenti all'arte in Dylan Dog, nonostante io non capisca nulla di arte, perché appunto mi piacciono le citazioni. Se ve lo siete persi, vi lascio qua sotto in descrizione la mia live che feci in tempi non sospetti su Dylan Dog e l'arte. Insieme a me c'era, se non sbaglio, Kuro del canale di Kuro, Luca DJ era assente in quella live, e c'era Beatrice Paris in quanto esperta appunto di cogliere l'arte negli altri media. Anzi, se non la seguite, se non la conoscete ancora, seguitela, vi metto sempre qua sotto anche il suo profilo Instagram. La copertina appunto di Dylan Dog è di Alessandro Giordano, mentre le 3 storie inedite di cui andiamo a parlare in questo video sono Presenza Invisibile, sempre disegnata da Alessandro Giordano, lo stesso che ha fatto la copertina, con il soggetto e la sceneggiatura di Enrico Manzo. Poi abbiamo Uno Sguardo Malvagio, che è che è sceneggiato da Paola Barbato ed è disegnato da Jacopo Camagni. E poi l'ultima storia, che devo dire è stata quella che a livello grafico, quando io ho aperto in edicola il Color Fest, mi ha colpito di più, è stata Tre Fantasmi, soggetto e sceneggiatura di Bruno Enna, e i disegni e la colorazione sono di Piero Dall'Agnol, che credo di aver conosciuto solo in bianco e nero. Dall'Agnol, o sbaglio? Scrivetemelo qua sotto, ormai sto perdendo i colpi e voi mi correggete nei commenti e vi ringrazio tantissimo. Partiamo con A Presenza Invisibile, dove vediamo fondamentalmente un'ambientazione Dylan Doghiana futuristica. Lo intuiamo molto presto quando scopriamo che l'anziano signore che vediamo protagonista di questa storia, lo scopriamo essere l'ispettore Bloch. Lo intuiamo anche dal fatto che convive con Jenkins, come era successo quando nel ciclo recchioniano era andato in pensione, e sono entrambi molto anziani e non si capisce bene dove debbano andare. Io non ho capito se Jenkins deve andare a Bristol per un funerale o se per l'appunto Jenkins vada a Bristol per altri motivi e l'ispettore Bloch invece vada al funerale, perché appunto nella pagina 7 vediamo appunto l'ispettore Bloch che porta omaggi a questa persona deceduta nella bara, di cui non si sa l'identità. Io non capisco se questa persona sia un Dylan Dog anziano oppure sia un collega di lavoro, però presumo sia un collega, perché se fosse stato Dylan Dog avrebbe avuto qualche richiamo nel vestito alla sua persona, non avrebbe magari avuto la cravatta, o se l'avesse avuta sarebbe stata nera, come nel Pianeta dei Morti, anch'esso ambientato in un futuro distopico. Avrebbe avuto magari jeans, avrebbe avuto delle Clark beige e non queste scarpe nere, non lo so. E poi mi sembra comunque molto vecchio per essere Dylan Dog, per quanto è molto anziano anche Bloch, sarebbe stato vecchio anche Dylan. Vediamo che comunque l'ispettore Bloch continua a chiamare Dylan e poi a mettere giù, o comunque nota che Dylan Dog non gli risponde. E fondamentalmente questa storia parla di quella presenza che si ha ancora quando una persona cara è venuta a mancare. In questo caso pare essere Dylan Dog pare essere morto in questa storia, è venuto a mancare, ma l'ispettore Bloch continua a chiamarlo, non si sa se solo anche per questa presenza che gli fa dimenticare a volte che Dylan Dog non c'è più, che Dylan Dog non può più essere contattato, non con il cellulare, magari nel mondo di Dylan Dog può essere contattato grazie alla Trekolsky, ma non con il cellulare, o se c'è anche un principio di senilità dovuta proprio al fatto che comunque Bloch si dimentica che Dylan Dog non c'è più, a sprazzi se lo dimentica, a sprazzi invece se lo ricorda. Perché dico così? Perché nel finale della storia pare che l'ispettore Bloch abbia accettato la morte di Dylan Dog, ma appena esce dal cimitero poi prova a ricontattarlo. Per questo dico che potrebbe esserci anche un elemento di senilità. Ammetto che delle tre storie questa è quella che mi è piaciuta di più, nonostante appunto, come ho detto prima, a un primo sguardo sfogliando mi avevano colpito più i disegni dell'ultima storia, perché si sa che il Color Fest è sperimentazione ed è rimasto sperimentazione anche con Barbara Baraldi alla guida, alla curatela. Questa storia mi è piaciuta di più per il contenuto, vuoi per ovviamente per trascorsi personali, vuoi perché anche comunque il tema della morte si sposa benissimo con Dylan Dog, quindi anche di tutto ciò che va attorno alle dinamiche della morte, quindi l'assenza o in questo caso la presenza di una persona che non c'è più, e poi anche perché appunto mi è piaciuto vedere i personaggi attorno a Dylan Dog come reagiscono al lutto. Il Groucho, ok che è strano, però francamente il fatto che scavi per trovare un fumetto, che poi è il fumetto di Dylan Dog presumibilmente, in quanto è come se fosse trasceso e fosse diventato un fumetto dopo la morte di Dylan Dog, ammesso che sia morto, mi è piaciuto, però è davvero troppo surrealista, quindi avrei preferito vedere, non lo so, un cordoglio più classico di Groucho, come lo abbiamo visto nel numero... la sensibilità di Groucho l'abbiamo vista nel numero 77, no? E poi c'è un'altra cosa importante in questo numero, c'è di nuovo la comparsa di Francesco della Morte. Il suo nome, il suo cognome non viene mai detto, però vediamo un Francesco della Morte anziano anche lui, in un cimitero che è indefinito, poi che sia undead o boffalora poco ci interessa, è una storia non canonica, ma è bello vedere Francesco della Morte. Ora, di tutto il ciclo recchioniano del suo soft reboot io non avevo amato il fatto che avesse un pochino unito il personaggio di Dylan Dog a quello di Francesco della Morte. A me piace che siano due personaggi distinti e che comunicano tra loro, che collaborino ogni tanto. Lo abbiamo visto nel numero 3, Orrore Nero, dove in realtà non hanno collaborato ma si sono uniti alla fine della storia. Lo abbiamo visto in un episodio di Il Nero della Paura, dove mi è piaciuto tantissimo la distinzione tra Dylan e Francesco su come vedono la vita e la morte. E qua lo vediamo un'ultima volta, o spero di vederlo anche altre volte, interagire con l'ispettore Bloch. Intuiamo che è lui perché appunto c'è Gnaghi, ed è disegnato come viene disegnato Francesco della Morte nei fumetti, ovvero non con la camicia bianca come nel film di Bava, non mi ricordo, comunque come nel film con Rupert Everett, ma con la camicia nera, quindi speculare a Dylan Dog che ha la camicia rossa, ma appunto nei fumetti in bianco e nero è disegnata come se fosse bianca. Qua indossa i jeans, dovrebbe avere una giacca bianca nei fumetti che qua non indossa perché appunto sta lavorando. Spero di rivedere ancora la personificazione di Francesco della Morte collaborare con Dylan Dog, perché mi piace che siano persone distinte e anche perché mi piace che questo significa che Gnaghi sarebbe ancora vivo. Mi piacerebbe vedere di nuovo Gnaghi interagire con Dylan e Groucho. Nella seconda storia, da uno stile molto manga, che da un certo punto di vista mi è piaciuto. Mi è piaciuto vedere Dylan disegnato così. Ammetto che mi è piaciuto un po' meno vedere Groucho disegnato così, perché sembra un coetaneo di Dylan, però con i baffi. Per quanto mi piaccia che Groucho non sia... coetaneo di... cioè, scusate, per quanto mi piaccia che Groucho non sia troppo vecchio rispetto a Dylan, comunque quella decina di anni in più o quella cinquina di anni in più sul suo viso preferirei vederla. Poi io sono il primo a non essere in grado di disegnare persone più anziane. Io che più o meno ho lo stesso stile di disegno, ci metto 20 anni in più, però ho lo stesso stile di disegno, capisco che anch'io non riuscirei a creare una persona e renderla più anziana, se non abbrutendola tantissimo, quindi piuttosto va benissimo vedere un Groucho così. Mi piace che si parli dei Krampus, che finora di recente li abbiamo visti in un racconto del Derryling di Samuel Stern, sempre su una storia natalizia appunto, dove facevano molta più paura. Qua il Krampus interagisce molto di più con Dylan e quasi sembra più un personaggio familiare, per quanto sia cattivo, per quanto sia il villain di questa storia. Qui non ci vedo tantissime analogie da trovare, se non appunto che quello a cui tiene di più Groucho è appunto l'amicizia con Dylan. Mi è piaciuto un sacco. Non so benissimo la storia dei Krampus e come sia possibile che siano nella pallina di Natale, quindi non ho capito bene all'inizio la storia delle dimensioni, cioè sul fatto che fossero in un appartamento che non era il loro appartamento, ma era... Insomma, questa cosa un po' mi ha confuso all'inizio, ammetto, però non è fondamentale a comprendere tutta la storia. Però ecco, immagino che se uno conosca la storia del Krampus a menadito sarebbe anche più bella da godere. Lo stesso vale per Tre Fantasmi. Io presumo che questi Tre Fantasmi facciano riferimento a qualcosa della tradizione napoletana, dato che la storia è ambientata a Napoli e si parla proprio di tre fantasmi e ci vengono presentati appunto lo psichiatra filosofo, il feroce corsaro ottomano e il divino imperatore. Ce ne vengono presentati come se fosse scontato che i tre fantasmi fossero proprio queste tre figure. Io sono spiazzato, ma presumo appunto che siano delle figure della tradizione napoletana. Io un po' ho cercato ma non ho trovato, quindi non ho voluto andare oltre e alzo le mani. Però mi viene da pensare che sia un po' come la Janara che abbiamo conosciuto noi nordici nel film Sono solo fantasmi con Christian De Sica. Mi piace un sacco lo stile di disegno molto pastellato, è quello che ci vuole ogni tanto nella sperimentazione del Color Fest, e mi piace anche la fine dove appunto c'è questo scrittore, se non sbaglio uno scrittore, non vorrei sbagliarmi, che appunto ha chiesto aiuto a Dylan Dog per rendergli il favore che lui ha fatto ad altri per tanto tempo di morire al posto loro, e mi piace che sia un cerchio che si chiude. L'ultima tavola mi ha ricordato un attimino Quattro amici al bar, non so se è voluto o no, però ripeto, di tutto questo mondo sono un po' ignorante, ma ho apprezzato comunque che questa storia sia stata diffusa anche a chi è fuori da questa tradizione. Mi sarebbe piaciuto di più che, se fosse stato qualcosa della tradizione, fosse stato spiegato un attimino nell'editoriale, quindi piccola richiesta in futuro per la curatrice. Tutto lì, se ci fosse questa possibilità appunto di cose che non tutti conoscono. Per il resto è un numero che come sempre io vi consiglio, cioè, ma di che stiamo a parlare? Io Dylan Dog Color Fest ve lo consiglierò sempre. Dylan Dog Color Fest, i colori su Dylan Dog sono quelli che mi hanno fatto tornare a leggere Dylan Dog e poi a riprendere anche la serie classica. Io credo che Dylan Dog Color Fest sia l'ideale per attrarre nuovo pubblico anche sulla serie regolare, quindi continuiamo ad alimentare e leggere il Color Fest, assolutamente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, di questo video. Io, dato che si avvicina il periodo natalizio, è passato da poco il ringraziamento in America, vi faccio gli auguri di Natale, poi ovviamente se guardate anche gli altri miei video ce li faremo ancora più avanti. Grazie ancora e arrivederci.